La notizia l'ho presa ovviamente pochi secondi dopo che era stata pubblicata dalle agenzie e da tutti i siti giornalistici. Quello che provo in questo momento è un grandissimo dolore, un dispiacere, la sensazione di aver perso, ma lo lascio dire, una persona cara, una persona di famiglia, una persona a cui io ero legato da tantissimi anni, che ho avuto modo di conoscere e che ho sempre trovato una persona straordinaria. Lascia un vuoto veramente incolmabile. La politica perde, io credo, in questo momento uno dei personaggi che negli ultimi 30 anni hanno dimostrato più di ogni altro di essere in grado di rappresentare una parte importante del nostro paese. Io oggi sono molto triste, sono veramente, è la notizia che non avrei mai voluto leggere e purtroppo però dobbiamo confrontarci con questa tristissima realtà e dobbiamo immaginare ovviamente che Forza Italia possa andare avanti nei ricordi di Berlusconi, con le idee di Berlusconi, con la forza di Berlusconi che non sarà più fisicamente con noi, ma certamente ci saprà guidare anche dall'alto. Cassinelli, chi era Silvio Berlusconi? Berlusconi ha percorso una strada, sicuramente una vita talmente piena e ricca che credo che gli ultimi attimi della sua esistenza siano stati segnati sicuramente dal ricordo di aver cambiato la storia di questo paese. È un uomo che è riuscito a costruire quello che ha costruito, sia a livello imprenditoriale, poi e nella politica. Molti hanno detto finisce un'era e credo che in realtà sia stato proprio così. Berlusconi ha fatto la storia a livello non solo italiano ma anche mondiale. Com'era lavorare con Silvio Berlusconi? Qual è il messaggio che vi ha mandato? Com'è riuscito? Poi in realtà le chiedo anche a tenere insieme Forza Italia nei tanti periodi anche di difficoltà politica che Forza Italia e il centrodestra hanno attraversato, un po' come tutti i partiti d'altronde. Quante domande mi fa? Innanzitutto la mia mente va al ricordo del primo incontro con Silvio Berlusconi. Avvenne il 10 dicembre 1993, lo ricordo perfettamente perché è il giorno del mio compleanno, il 10 dicembre, io ero appena tornato da un breve viaggio a Parigi con i miei bambini che eravamo andati ad Eurodisney e poi da Genova mi sono trasferito a Milano per un primo incontro. Io ero stato individuato dalle persone che stavano costruendo allora Forza Italia, tra le persone che a Genova e in Liguria avevo potuto dare una mano. Il primo incontro è stato entusiasmante, ho trovato una persona certamente fuori dal comune, una persona con delle caratteristiche uniche. E da lì il nostro rapporto è sempre proseguito. Come ha detto lei, io sono forse uno dei pochi che negli anni non ha mai messo in discussione la sua presenza in Forza Italia, e questo l'ho anche fatto certamente per Silvio Berlusconi, per quello che io credo personalmente di dovere a Silvio Berlusconi e per quello che credo che anche a questo paese debba Silvio Berlusconi. È riuscito in momenti difficili, come ricordava lei, a tenere insieme Forza Italia, nel momento in cui evidentemente il vento non soffiava forte come nei momenti migliori, ma l'ho fatto grazie ad una personalità straordinaria, a delle capacità politiche di lungimiranza, di sapere individuare quello che sarebbe successo in anticipo rispetto a tutti gli altri. E questa è, credo, la sua dote unica e straordinaria che gli ha consentito sempre di intuire, prima nel mondo, quando ha iniziato l'attività come imprenditore nel mondo dell'edilizia, poi nel mondo delle televisioni, poi nel mondo dello sport, poi in politica, dove ha sempre saputo anticipare i tempi, dove ha sempre saputo mettersi in contatto con le persone in un modo veramente straordinario e ha sempre saputo mantenere questo rapporto. Era un uomo assolutamente popolare, era un uomo che abbiamo avuto occasione di avere più volte a Genova e il successo che lui riscuoteva tra le persone che gli volevano bene, io credo che di non averlo mai visto per nessuno. Mi ricordo una nostra visita al mercato orientale nel settembre, dove il mercato si paralizzò e la folla
voleva avvicinare, abbracciare, e in un momento il mercato si riempì e tutti quelli che passarono in settembre facevano coda per poterlo vedere e poterlo salutare. Un uomo anche sul piano personale, me lo lasci dire, veramente unico, sempre attento, rispettoso, gentilissimo con tutti, con tutti. Veramente un uomo che lascia a me personalmente, ma credo a tanti, un vuoto veramente grande. Credo che negli ultimi anni la soddisfazione più grossa che lui possa aver avuto è quella che anche i suoi avversari politici, quelli più accaniti, gli hanno riconosciuto di essere stato elemento centrale della politica italiana, di equilibrio, rispettoso delle istituzioni, una persona che certamente ha dato molto al suo paese e agli italiani. Le chiedo ancora questo, Cassinelli, rispetto adesso al momento del cordoglio, il momento del ricordo, poi ci sarà il momento anche di ragionare su quello che sarà poi Forza Italia, è una domanda che sorge spontanea, immagino in questo momento non dentro il partito ma al di fuori. Lei pensa che si continuerà sulla scia di quello che ha voluto rappresentare Silvio Berlusconi in questi anni? Ma certamente sì, Silvio Berlusconi lascia un'eredità politica che io sintetizzo in quattro valori. Noi siamo un partito liberale, un partito progressista, un partito cattolico, un partito europeista. Ebbene, questi quattro valori fondanti, fondamentali di Forza Italia, che credo debbano essere ben presenti nella società italiana, consentiranno secondo me a Forza Italia di mantenersi unita e di proseguire nel solco di insegnamento che ci ha dato in questi anni Silvio Berlusconi. Mi ricordo che una volta mi disse: se vuoi ottenere dei grandi risultati devi sempre puntare al 10, mai puntare all'8. Se punti al 10 puoi fare 10, puoi fare 9, ma certamente sotto non scenderai. Se invece uno punta così ad un risultato mediocre, spesso rischia di andare sotto la sufficienza. Noi abbiamo il dovere, nel suo ricordo, per il suo impegno, per quello che lui ha dato a tutti noi, abbiamo il dovere assolutamente di puntare a mantenere Forza Italia unita, compatta, più forte che mai e a batterci per i valori che lui ci ha insegnato ad amare e ad apprezzare.